Le tavole di Jacobello del Fiore sono sottoposte ad un attento restauro, terminato per 6 tavole ancora in corso per 2. L'intervento si è reso necessario a causa del deterioramento sia del legno sia della pellicola pittorica. Il legno di pioppo che costituisce le tavole è deteriorato in parte a causa di antichi attacchi di tarli che lo avevano quasi del tutto svuotato, in parte a causa degli interventi passati, eseguiti con metodologie non sempre corrette, e in parte dovuti ad alcuni difetti intrinseci del legno utilizzato dall'artista. Delle 8 tavole, 6 hanno avuto bisogno di interventi e supporti, e in 3 di queste è stata necessaria la rimozione completa delle traversature utilizzate nei restauri precedenti per raddrizzarle. Sappiamo oggi, invece, che per evitare di spaccarsi le tavole devono essere più libere di muoversi, ossia deformarsi leggermente. Per quanto riguarda le superfici dipinte, queste sono state pulite, ossia sono stati attentamente rimossi i vecchi ritocchi e le vernici protettive ingiallite. Non sono mancate le sorprese. In passato, infatti, il colore era stato pulito in modo disomogeneo. In alcune aree si era insistito tanto da bradare il colore, mentre in altre erano stati lasciati abbondanti resti di sporco. Rimuovendoli, sono rimessi dei colori prima nascosti. Il caso più eclatante è quello della casacca del boia che trafigge Lucia. Per la prima volta, inoltre, sono stati restaurati accuratamente anche dipinti realizzati sul retro di 2 tavole, in passato piuttosto trascurati. Il restauro ha permesso di confermare l'ipotesi che il polittico fosse in origine una pala ribaltabile. Questa era composta da 2 uniche tavole di legno disposte orizzontalmente, su ognuna delle quali erano dipinte 4 scene. In determinate occasioni la tavola superiore poteva essere ribaltata su quella inferiore, mostrando così le figure dipinte sul retro, che infatti sono realizzate a testa in giù rispetto alle scene dipinte davanti. Nel corso dei secoli, le 2 grandi tavole sono state segate ricavandone le 8 tavolette che oggi conosciamo. Le analisi diagnostiche al microscopio hanno permesso di scoprire alcuni elementi cancellati nel tempo, come le tracce dei molti dettagli e decorazioni realizzate in oro che arricchivano le vesti dei personaggi.